a questa montagna di terra con questo tempo di merda, per semplice motivo che ho deciso di iniziare una nuova esplorazione nella direzione in cui mi state volendo andare. Non so esattamente cosa penso di trovare, ma perlomeno potrò fermarmi nel mio piccolo avamposto che ho creato qui in zona e dopo proseguire. Sì, per quale motivo non ho iniziato direttamente dormendo? È semplice, perché volevo far vedere che un tempo di merda c'era questa parte in questo periodo. Per cui ora entro nel mio piccolo avamposto, che sarà l'ultimo livello di civiltà che troverò, e poi me ne andrò a Zonza, sperando che la pioggia sia finita, ed è così infatti. Naturalmente, in questa puntata, ho intenzione di esplorare perché ho bisogno di trovare nuove risorse. Cioè, non è che ho bisogno di trovare nuove risorse, è che voglio allargare i miei possedimenti. Già ho molte miniere ben avviate in zona, ma ne voglio trovare anche qualcuna un po' più lontano, in modo da poter crearmi un nuovo campo base e trovare nuovi modi di rischiare la pelle. Naturalmente il mio obiettivo principale adesso è di raggiungere quella caverna, anche se lo sto facendo nel peggiore dei modi possibile. Saltando come un coglione. Comunque, ho notato che la Texture Pack in questo periodo mostra molta oscurità, molto oscure le caverne. Ho regalato tante di quelle torce per poter illuminare una caverna che ha solamente un po' di carbone, ma in fondo sono in viaggio per trovare risorse, per cui che carbone sia. Adesso che prendo questo carbone, però sinceramente non mi serve adesso molto carbone, più che altro dobbiamo continuare l'esplorazione. Naturalmente esplorare queste cavità penso che sia la soluzione migliore, almeno mi rendo conto di quello che c'è nelle vicinanze. Se non lagga il server, per colpa non so quale problema. Comunque, la situazione, ecco, è scura, molto scura. E si sente qualcosa, si sente uno stronzo, eccolo. Al riparo, via, corri! Sta arrivando. Perché non arriva? Che fa? Mi fai la posta pure tu? Ah, questi scheletri stanno incominciando a diventare un po' furbi. Oppure era solo per il fatto che là c'era luce e non voleva uscire fuori alla scoperta. Vediamo cosa difendeva l'amico. Difendeva sto cazzo. Difendeva del carbone. E va bene. Abbiamo lottato. Tanto vale prendere un po' di carbone. Anche se il mio obiettivo in questo momento è di raggiungere una zona delle Extreme Hill, perché là sicuramente troverò ferro, oro, carbone, redstone e altri elementi, senza contare che troverò sicuramente tanto. E quella mi serve perché voglio cucinare e fare grossi mattoni, visto che ho intenzione di allargare ulteriormente. Ecco, se non cado come un coglione non sono contento. Dicevo, voglio allargare ulteriormente casa, costruire possibilmente un recinto per i cavalli fatto bene, perché adesso ho 4 selle, quindi posso tranquillamente equipaggiare 4 cavalli
ognuno con un'arma, con un'armatura diversa. Poi voglio vedere se riescono a portarmi così lontano come dicono. Che bello, siamo arrivati in una zona piena di abeti. Se tanto mi dà tanto, dove ci sono gli abeti ci sarà sicuramente la neve, e dove ci sta la neve probabilmente ci saranno i lupi, cosa che adesso non me ne frega un accidente, perché tanto ho con me i miei due cari amici Raiders e Snergo. Però una cosa che sto notando è che gli alberi sono talmente alti che non mi permettono di vedere più in lontananza. Non sarebbe una cattiva idea esplorare la zona. Sarebbe utile fare una scorta di legna, però non sono venuto qua per cioppare legna. Sono venuto qua solamente perché devo esplorare. E si trovano le zucche. Buona a sapersi. Ho bisogno di altri semi. E questo da cavolo va. Probabilmente c'è una caverna sottoterra. Infatti. Però l'esplorazione deve andare avanti, ho un obiettivo, meglio non farsi distrarre da queste piccolezze, perché se incomincio a minare da questa parte succede che praticamente ci sto giorni e giorni, e sto gameplay durerebbe la vita, e infatti ci sono lupi, ma non mi servono adesso, nel caso posso aumentare il branco, sono... ma che cazzo è sta montagna? Una cosa è sicura, qui è meglio che non mi fa, ci sto troppo tempo. Con tutta quell'ombra ho paura che i mob spolino con una bellezza da sotto. Ecco fatto. Questo è un effetto. Per cui penso proprio che in questo punto potrò tirare su una bella torre e darmi un'occhiata in giro per vedere praticamente in che posto sono capitato. Anche se ho una mezza idea che sicuramente le Extreme Hill non sono tanto lontane. E infatti, vedo là qualcosa. Lì c'è un cazzo. Penso che la direzione sia questa. Sì, mi conviene provarci. Ho tagliato la parte del salto perché era inutile. Comunque, mi sono dato da fare per capire bene dove andare. E mi sono accorto che da questo dirupo, dove prima ho detto che potrebbero spammare i mob che è una bellezza, da qua sopra sono sicurissimo di poter vedere meglio la zona e probabilmente vedere dove stanno le montagne. Perché io voglio raggiungere, come ho già specificato più volte, una zona montuosa possibilmente estrema per poter prendere nuove risorse, e come pensavo in quella direzione dovrei trovare quello che cerco. Vediamo un po' se salendo ancora un po' si riesce a vedere meglio la zona. Sì, la zona era quella. Vi ho risparmiato il fatto di scendere e salire, così possiamo dirigerci con calma verso la zona, il mio obiettivo. E non c'è bisogno di ribadire qual è. Eccolo là. Quella che chiamerò adesso testa di montagna del serpente. Ha la forma un po' del muso del serpente, no? Sento dei rumori. Vorrei che ci fossero qualche creepy, ma non credo che ci sia, forse sono sottoterra. Vabbè, è meglio darsi da fare. Che mi sembra che il sole sta tramontando e sinceramente non vorrei trovarmi al ghiaccio senza un riparo in questa zona. Eccolo là, testa di serpente. Si vede, e da quello che riesco a vedere la situazione è abbastanza buona. Carbone ci sta, questo è sicuro.
Vediamo se sottoterra troverò qualcos'altro. Ma perché sto saltando come un idiota? Faccio prima a prendere la terra e a fare i gradini. Ecco. E voilà! Siamo arrivati in una zona estrema. Ci sono mucche molto bene. Ci stanno grotte, montagne, cascate. E ci sta anche il sole che se ne sta per andare a fanculo lasciandomi completamente al buio. Per cui adesso scusatemi ma cerco un punto possibilmente alto. Ecco. Meglio un po' più alto. Anche pochi cubi fanno la differenza nella vita. Un po' come centimetri per il pene. Ok. Qua mi sembra che la zona adatta. Ok, tiriamo fuori il nostro obelisco. Guardiamo il mondo. Mangiamo qualcosa. E ci vediamo alla prossima puntata.